sei per me. Io non ci credevo. Sono arrivato qui a Latina, sono venuto con Gianita, il nostro operatore, e abbiamo visto qualcosa di veramente straordinario. Io ti ringrazio per avermi fatto conoscere questi alberi secolari di olivo. Ok. Ti chiami Fabio? Santoro. Tu chi sei, scusa? La sua collaboratrice Emanuela. Emanuela. Ecco, poi passiamo agli quelli che dobbiamo intervistare. E abbiamo il grande capo, giusto? Amos. Sì. Sentiamo anche lui. Signor Ennio Truono. Il tuo ruolo qui? Collaboratore con Amos e, diciamo, appassionato di queste piante secolari. Piante che arrivano un po' dalla Calabria, un po' dalla Puglia. Sì. Naturalmente questi qua noi li importiamo qua perché potrebbero fare una brutta fine. Che Gianita, vieni qui bella, tu guardi, tu abiti a Latina, io ci sto più, cioè, sempre ho i suoi parenti, tutti, però sto a Roma. Ma hai visto che alberi secolari sono più alti di te? Bellissimi. Tu sei altissima, no, sei alta. Anche tanti più anni di me, perché possono arrivare a qualche centinaio di... Quanti anni hanno? Facciamo qualche esempio. Allora, arriviamo a 400 anni, 500, anche 600 anni di età. Il trasporto avviene con dei mezzi speciali che viaggiano. Ecco, stiamo vedendo un braccio. Un braccio, sì, il braccio che comunque adoperiamo anche per prelevare questi alberi, poi vengono caricati anche su camion leggermente più grandi. Viene subito interrata, vengono fatti tutti i procedimenti per dargli immediatamente vita. E lui... Date anche una sorta di garanzia? Diamo una sorta di garanzia. Non c'è nessun problema ad acclimatarsi su sabbia, rocce, terreni calcari, non c'è nessun problema. Primo anno cominciamo ad avere già l'inverdimento. L'inverdimento piccolo? Piccolo. Al terzo anno, come su questa nostra già pianta qui, che è stata, diciamo, ben potata, abbiamo una chioma a questi livelli. E già è bello, però ci vogliono 6-7 anni per cominciare a vedere. Dall'esposizione dove uno la mette. Certo, l'ulivo predilige il sole. Il sole. Recuperiamo anche i residui, li trasformiamo in legna da ardere e prosegue. La vendete anche qui? Vendiamo anche la legna. A qua dare con un vostro numero, una vostra mail, un vostro sito. Allora, il numero dove possono chiamare è 335-78-87-686. State leggendo in sovraimpressione, scrivete. Poi l'email è info@cirap.it. Abbiamo anche un sito internet. E diamo www.cirap.it. Pure Faggio, state leggendo il tutto. E poi sappiamo che sono anche nel nostro blog. Stavi dicendo la stessa cosa. www.lucasardellaegianira.it. Quanto può costare questa qui? Più o meno sui 2500 euro. Senti, che cosa dice la pianta? Guarda, è bella? È bellissima. Guarda, se ci mettiamo in due non riusciamo ad abbracciarla. Fai vedere, scusa. Ci servono 3 persone, 4 persone per abbracciare questo tronco. Guardate queste cavità, guardate qui. Il prezzo, c'è il trasporto, incluso tutto? Il trasporto e la messa a terra. Beh certo, d'altronde se uno abita in Sicilia, diciamo, abita a Pavia. Complessivamente a quanto si può? Andiamo a finire sui 3.000 euro alla fine, non è che poi... Non è che... E quelle altre invece che sono belle, mi piacciono anche, basse, però va a 2-3. I giardini, lì ecco il prezzo è contenuto, dai 300 euro ad arrivare a 600 euro. Pochissimo. Potete da 300 a 350 fino a 2.500-3.000 per avere il colosso di Rodi, no? Il colosso qui di Latina. Un pezzo di storia del proprio giardino. Bene, Cirap, giusto? Cirap. Grazie Amos. Grazie, facciamo. Grazie a voi. Grazie, ciao. A voi, Fabio, un sorriso, fa la televisione. Grazie. Non vedi mai, dai, grazie. Continua il programma.